Guardate che bella gestione dell'Atalanta. Che meraviglia, ragazzi. Che meraviglia. Io sono realmente scioccato. Scioccato di come si può giocare a calcio in una maniera totalmente diversa da quella. Purtroppo io il 99% delle partite sono Juventus, purtroppo. E io appena vedo robe del genere, appena vedo una squadra baricentro alto, appena vedo una squadra che al posto di tenere la bandierina prova l'azione 1-0, non si scompone, non si chiude. Koop Meiners e Zappa. Guardate, guardate Koop Meiners che sta combinando. Guardate Koop Meiners ha corso. Lui, Zappa Costa, Scamacca hanno corso come gli ossessi. Io non riesco più a vedere una roba del genere con questa qui. Con questa qui non esiste più niente di tutto questo. E poi oggi Allegri ancora in conferenza stampa. Tra l'altro, recuperatevela. Mi parla ancora di categorie. Ma con che coraggio? Gakpo, Darwin Núñez, Konaté, Van Dijk, Diogo Jota. Di che cavolo stiamo parlando, Max? Poi vabbè, se no sembra sempre quello che fa l'esaurito. Vabbè, dai, non mi va neanche di parlarne, ragazzi, veramente. Sono veramente rimanendo solo sulla partita, sul campo, sulle azioni. Quello che ho visto l'Atalanta da parte dell'Atalanta è qualcosa di magico. Magico! Magico perché è qualcosa di strutturatamente magico. Perché tu lavori, tu prepari, tu giochi, non speculi, non attendi. Guardate la Roma stasera pure, adesso switchiamo. Guardate la Roma stasera, in 10, subito. Più o meno dal 30-35esimo del primo tempo, un'espulsione di Celik su Leao. Ha segnato il Milan. Ma mancano 3 minuti. Adesso vediamo che cosa andrà a succedere. Ovviamente ho switchato perché a Bergamo mancano 3 minuti di recupero, mentre qui mancano 3 minuti, quasi 2. Vediamo che cosa riesce a fare il Milan. Il Milan che rischia veramente tanto adesso, non tanto il Milan, ma quanto Pioli. Con il ciclo di Pioli che mi sembra abbastanza concluso sotto molti punti di vista. Il Milan che è sceso in campo con un assetto che si è trasformato dopo quello dell'espulsione. Addirittura Pioli ha tirato fuori, credo fosse Bennacer per aggiungere Jovic subito come un attaccante aggiunto. Adesso c'ha tutti dentro. Parata di Svilar della Roma. Soffre la Roma, ma ci sta come partita. Guardate quanto hanno corso. Qua può essere che ci sia fallo. Ha preso fallo il Shaarawy. Gran partita del Shaarawy, eh. Io ci conto su di lui per la nazionale. Quello che ho visto stasera, eccezionale Shaarawy. Comunque, non c'è da fare niente. Cioè, nel senso, quando un qualcosa è bello, cotto, stracotto, come il ciclo di Mourinho, il ciclo di Allegri, il ciclo di Pioli. Ecco, forse solo quello di Gasperini veramente è incredibilmente continuo. E sempre, cioè, finisce il ciclo della squadra, mai quello di Gasperini. Si intercambiano i giocatori, mai l'allenatore, mai l'allenatore. E allora c'è il ciclo del Papu Gomez, c'è quello di Iličić, c'è quello, boh, adesso c'è quello di Scamacca, di quello di Lookman, di De Ketelaere. Che cosa gli vogliamo dire? Che cosa vogliamo dire? Sì, il ciclo della difesa storica pure con Toloi che non c'è più, adesso c'è Jim City che gioca con Kolasinac. Poi c'era Atebur, c'era Gossens, c'era Castagne, c'era Remo Freuler. Continuano, sono sempre andati avanti, hanno fatto figuroni in tutte le coppe. Ok, non hanno mai vinto, ma verranno ricordati come dei. Per sempre, verranno ricordati per sempre. Infatti, voglio vedere adesso cosa sta facendo l'Atalanta mentre il Milan stava giocando e mentre io parlavo. Magari manco vi interessa. Volete sentire l'hype della partita? Vediamo, caricamento in corso. Non ho voluto mettere il televisore perché sennò si creava troppo casino. Aspetta, 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 aspetta. Caricati, caricati. Ed è finita, clamoroso. Jürgen Klopp lascia il Liverpool senza l'Europa League che era clamorosamente alla portata. Mamma mia, che Atalanta, che Atalanta, che Gasperini, che squadra. Wow, wow. Liverpool è riuscito a segnare solo su un rigore, non è riuscito a trovare niente.
a livello di azioni, perché l'Atalanta ha pressato, ovviamente ha giocato anche il Liverpool, azioni a destra e a sinistra, ma ha sempre rintuzzato. Adesso passiamo qui, sono 5 minuti di recupero. La Roma ovviamente deve fare due gol in, scusate, il Milan deve fare due gol per pareggiare i conti in ormai 4 minuti. Canta l'Olimpico, le sirene italiane cantano in Champions League col fatto che adesso è quasi sicuro al 100%. No, è sicuro al 100%? Confermatelo nei commenti, adesso poi vi informerò. Ma adesso ufficialmente 5 in Champions League. Addirittura, ribadisco, rosso. Milan in 10, espulsione, live reaction. Mi raccomando, iscrivetevi, commenti, che adesso le andiamo a fare live. Le andiamo a fare live tra poco, sorprese, vi aspetto. Dai, Teo Hernandez. Bei capelli, fai così, Teo Hernandez. Vai, tutti dietro. Su El Shaarawy? Su El Shaarawy, mi sembra. No, questo non è mai rosso. Questo non è rosso. Se si può discutere sul rosso di Selic, questo non è rosso, ragazzi. È andato al VAR a vederlo. Sta andando al VAR a vederlo. Non è mai rosso. Questa è la legge della compensazione che non può essere verificata. Anzi, andrà pure peggio perché allungherà di almeno un minuto il recupero. Lo sta togliendo sicuramente. Lo sta togliendo. Non è rosso. Non è rosso, è giallo. Giustamente. Non è rosso, scusate, è giallo, fallo chiaramente. 3 minuti alla fine, si allungherà di 1. Mi raccomando, ribadisco, ci saranno tante novità nel canale. Io vi aspetto, stiamo crescendo sempre di più per parlare di calcio. Intratterrò il pubblico ludibrio durante l'estate con la Formula 1, col calcio degli europei, ragazzi, gli europei live. Io voglio che ci si arrivi almeno con 20 mi piace a video, Se raggiungiamo i 20 milioni, che sto chiedendo? Sto chiedendo 20.000 euro a testa che mi dovete dare. 20 mi piace. Ogni video 20 mi piace. Cerchiamo la scalata, poi forse si apre un Twitch. Poi tante cose che stiamo cucinando, ribadisco. Stiamo cucinando prima che arrivi la bolletta del gas. Schifo di battuta. Manca 2 minuti ancora. Due parole sull'Atalanta. Ovviamente non si sta giocando più. È tutta una molina da parte della Roma, che si porta meritatamente tra andata e ritorno, compresa la prestazione in 10 uomini dell'Olimpico, la semifinale a casa, perché le idee, il gioco, la valorizzazione, mi verrebbe da dire, che è sempre la cosa che ha accomunato Mourinho con Allegri, è la prima cosa ed è stata messa a punto. Daniele De Rossi non ha fatto magie. Io è quello che voglio far capire. Daniele De Rossi non ha fatto magie anche perché è un allenatore medio buono, perché devi dimostrare molto ancora. Ha semplicemente messo le pedine nei loro posti, creando uno spogliatoio eccezionale grazie ai suoi modi di fare, alla passione, al sangue e al tatuaggio al petto che ha lui della Roma, trasmettendolo ai giocatori. Questo è stato Daniele De Rossi e merita un sacco di rispetto. Un allenatore che va a palleggiare a San Siro, quando a San Siro il vecchio allenatore contro l'Inter all'andata aveva fatto il 20% di possesso palla e zero tiri in porta in campionato, dove non ti stai giocando nulla, ti stai giocando 3 punti del cavolo. Ancora 30 secondi canonici da recupero. Secondo me si andrà avanti, ma è praticamente fatta. È al 99,9% la Roma passa col passaggio dell'Atalanta. Vi confermo che saranno 5, mi stavo per dire 5 qualificati in Champions League. Addirittura, se l'Atalanta dovesse vincere l'Europa League, perché adesso non mi ricordo, non so che sta facendo West Ham Leverkusen. Se dovesse arrivare sesta in campionato e vince l'Europa League, ne vanno 6 in Champions League. Vai! Alla conquista delle coppe europee. Usciamo tutti a girone, Inter compresa. 5 minuti, sono scattati, ovviamente si recupera. Un plauso enorme, grandissimo, Gasperini e De Rossi. Tiro di Florenzi, l'ex che paga pegno perché sì. E De Rossi, bravo, bravo. Adesso viene inquadrato, rinvio dal fondo per la Roma. Ragazzi, che dire? Che dirà? Che dirà?
L'urlo dell'Olimpico. Ve lo lascio. Mazzavo, che laboriosa l'operazione di recupero della pallone che finisce. Dai. Dai, tira che sto sto girando qua. Veloce. Dai. Forza, dai, su. Tira sta palla, portiere. Che scam. No, che scam. No, ancora non è finita. Lascia giocare, incredibile. E finisce qui. Roma batte Milan 2-1. Saluto tra l'altro anche Maurizio Compagnoni. Milan sprofonda negli abissi. Lui, Leao, Theo Hernandez, Giroud. Un nuovo ciclo si pone dinanzi alle mura di Milanello. Ma che cazzo sembra? Sembra un giornalista di Inchiesta Nera. Bella, mi è piaciuta. E Milan che dovrà ripartire, assolutamente. Amici milanisti, che sono tanti, scrivetemi qui. E cosa ne pensate? Se il ciclo di Pioli è effettivamente finito, come io credo. Un Leao impalpabile, un Leao caracollante, mai sul pezzo, un continuo saliscendi a livello di prestazione, non è più il solito. L'hanno studiato dopo ormai 3 anni di militanza nel campionato italiano e fa sempre le stesse mosse e lo raddoppiano ed è finita lì, come Kvaratskhelia anche quest'anno. Senza idee non si va da nessuna parte, e se ce l'hanno dimostrato le big d'Europa in Champions League, ci è servito anche il pizzico di Gasperini e di Daniele De Rossi, che oggi nel calcio moderno devi fare un gol in più, non è più non prenderne. Questo deve essere chiaro. E se speculi e se rimani in campo gigioneggiando a destra e sinistra per portare a casa il risultato, che poi ho visto la lotta dopo ieri, no? Ne volevo anche parlare, ma adesso non voglio tediare. La lotta Ancelotti-Guardiola, no? Il becero risultatismo contro il bel giochismo. Cioè, ragazzi, esistono, c'è il grigio. Secondo me la lotta ancestrale Allegri-Adani ha sconquassato gli animi di tutti noi tifosi, ponendo per forza due sole fazioni. C'è di mezzo, oltre che di meglio. C'è il mezzo, esiste il grigio. Esiste il grigio, non è solo né bianco né nero, e ne è la dimostrazione quello che è stato fatto da Gasperini e da De Rossi. Io faccio i complimenti, bruttissimo Milan che prenderà le dovute conseguenze. Occhio al valzer degli allenatori, occhio al valzer degli allenatori. Allegri forse si è proposto al Milan, si sta proponendo al Napoli, ovviamente Branchini, la gente è al lavoro. Che pensate che possa stare così? Da una parte sì, perché sta a libro paga, prenderebbe 7 milioni netti stando chiuso o bello con le palle in spiaggia a Forte dei Marmi l'anno prossimo, oppure se ancora vuole dimostrare di allenare cercasi una panchina per Massimiliano Allegri. Occhio al valzer, occhio a Conte, occhio a Italiano che oggi, una menzione, si è portato a casa la semifinale di Conference League. E nulla, io vi lascio con questa live reaction delle partite di Europa League. Spero che un giorno davvero possa toccare di nuovo anche a noi. Sto soffrendo tantissimo la mancanza di coppe e soffro tantissimo la mancanza di identità, quella che un tempo fu la mia Juventus, che oggi non esiste più. Un abbraccio, tante novità in arrivo, iscrivetevi, 20 mi piace, 20. E ci vediamo nel prossimo video, a domani con la meravigliosissima Cagliari Juventus. Golosa, sugosa. Che schifo.